Tutto ciò premesso, veniamo alla parte pratica applicativa, perché ripeto, io faccio l'imprenditore e vi ho soltanto raccontato questa storia per collegarla a tutte le altre relazioni e per vederne poi un'applicazione pratica, perché quello che noi abbiamo fatto è, una volta che ci siamo chiariti noi stesse le idee su questi funzionamenti, abbiamo detto bene, come possiamo fare a ripristinare la riserva alcalina nei soggetti che non ce l'abbiano più in maniera adeguata, e qui abbiamo fatto, innanzitutto abbiamo visto che cosa era successo prima, cioè lo stesso Protti aveva provato a fare delle trasfusioni di sangue, perché l'idea è immediata, cioè chiunque di noi verrebbe in mente di prendere il sangue di un ragazzo giovane o una ragazza giovane e sana e di metterlo in una persona anziana, dire così abbiamo risolto il problema. Purtroppo non è andata così, non so dirvi, e non tocca a me, spiegarvi il perché e per come, però sperimentalmente non succede niente. La stessa cosa vale per, e qui vado contro molte mode del momento, cioè l'alcalinizzazione dell'acqua, per esempio. Ci sono strumenti che alcalinizzano l'acqua, questo non ha niente a che vedere con l'alcalinizzazione del sangue, cioè non succede assolutamente niente. Ma vi dirò di più, che anche se voi fate un'iniezione di bicarbonato di sodio in vena, non succede assolutamente niente. Quello che invece succede è, innanzitutto, sì, appunto, non è strutturale, è congiunturale. Quello che succede invece è mangiando vegetali crudi, per i motivi che abbiamo visto prima, perché i vegetali sono ricchi di biofotoni e quindi l'assunzione di vegetali crudi e non cotti sicuramente aumenta la radiazione del sangue. Un altro sistema, sempre sperimentato da Protti, è l'emoinnesto di sangue radiante, quindi non la trasfusione ma iniezioni di sangue radiante, per quanto questo possa essere considerato un metodo praticabile. Ecco, la nostra, quello che noi abbiamo fatto e che io chiamo la scoperta dell'acqua calda, perché a livello come dire, tecnologico è estremamente banale, è quello di passare attraverso non la via fisica, cioè quella radiante, ma attraverso la via chimica, di aumentare l'assorbimento di ossidrilioni, quindi di ioni OH negativi, nel sangue, visto che la debolezza dei raggi ultravioletti è, appunto, è talmente bassa, la radiazione ultravioletta, quella che servirebbe, che se noi la volessimo trasmettere dall'esterno non passerebbe la pelle, cioè la pelle ci protegge, specialmente la pelle ricca di melanina, quindi le persone abbronzate, le persone di colore, eccetera, eccetera, fanno da barriera alla debolezza di questo tipo di radiazioni che servirebbe. Quindi noi siamo passati attraverso la via chimica, che è quello di aumentare la presenza di ossidrilioni. Quindi questa nostra apparecchiatura che cosa fa? Arricchisce il sangue di ossigeno e ioni OH negativi. E questo, qui c'è riportata tutta una serie che io assolutamente vi risparmio, di reazioni che si succedono all'anodo e al catodo di questa apparecchiatura. Il risultato finale è quello che ci interessa, è questo, cioè la produzione, quindi l'immissione per osmosi nel sangue di ossigeno e ioni OH negativi. Con quali effetti? Noi abbiamo sperimentato da circa 2 anni e mezzo, 3 anni, abbiamo sperimentato gli effetti di questa apparecchiatura. Che cosa succedeva? Gli effetti che abbiamo riscontrato sono quelli che potete vedere qui. Innanzitutto un effetto sulla iperglicemia, l'ipercolesterolemia e l'ipertrigliceridemia, cioè le dislipidemie, processi infiammatori, cicatrizzazioni,
tutte le patologie osteoarticolari e via via l'elenco potrebbe essere infinito, ma non perché stiamo parlando della bacchetta magica, ma semplicemente lo capite, perché se lo collegate al discorso della riserva alcalina, cioè la riserva alcalina riguarda qualunque tipo di patologia, cioè tutto quello che dipende da corretti scambi cellulari, e sono il 90% delle patologie, beneficiano di un trattamento di questo genere qui. Cioè beneficiano del ripristino della riserva alcalina. E quindi vale sia per il discorso dell'età e sia per il discorso di diversi tipi di patologie. Ecco.